Ciao, sono Gabriella del Baule della Nonna, qui a San Benedetto del Tronto. Voglio fare terminare la pittura di questa mucchetta. Allora, per prima cosa voglio fare lo sfondo del cielo, cioè voglio fare la parte superiore del disegno, lo voglio colorare di celeste. Ecco, mi sono portato il celeste da casa, così non devo stare a mischiare i vari colori. Intingiamo il pennellone e lo scarichiamo sempre sulla nostra pezza. Purtroppo tutto non vi posso far vedere perché il video è quello che è. Cominciamo a fare lo sfondo tutto intorno. Metà l'abbiamo fatto verde e metà lo facciamo celeste, perché il quadro, no, per metà è celeste lo sfondo, che lei sta in mezzo a un prato. Ecco qui. Intingiamo e scarichiamo sempre sulla stoffa, ricordatevelo. Sulla carta no, sulla carta no, perché non si scarica bene, non assorbe il colore la carta, ok? Più vicino al disegno è più scuro lo sfondo, perché c'è l'ombra della pupazza, e più si allontana è più chiaro. Ok, fatto. Allora, voglio fare per prima cosa gli occhi. Gli occhi, intanto così si asciugano. Allora, iniziamo prima con il bianco, sempre con le tinte più chiare, ok? Perciò qua sotto è bianco e noi lo facciamo bianco, il bianco dell'occhio. Asciughiamo il pennello e quest'altra parte la facciamo celeste. Facciamo gli occhi azzurri. Aspettiamo un po' e poi gli diamo un tocco di nero sopra. Nel frattempo coloriamo il fiocco. Al fiocco lo coloriamo di giallo. Facciamo un bellissimo fiocco giallo. Lo coloriamo tutto quanto con il giallo più chiaro. E poi facciamo le ombre in arancio. Un pennellino più piccolo, quello era il 10, noi prendiamo un 4, un 3. Creiamo la sfumatura allungandola un po' con l'acqua perché sto arancio è un po' denso. Ecco, poco colore. E
poi lo sfumiamo. Per sfumarlo prendo il pennello che ci avevo intinto il giallo. Perché se continuavo a sfumarlo con l'arancio si macchiava troppo di arancione. Tempo che si asciuga un po', facciamo le cornette. Le voglio riempire con il bianco. In modo che si notano un bel po', perché le corna sono avorio. Dovremmo farle grigie, però adesso io non ce l'ho. Va bene lo stesso così. Poi le contorniamo con il nero. Nel frattempo scuriamo, facciamo la parte nera dell'occhio qua sopra. Poi la gonna, voglio farci dei sulla gonna per dargli un po' di vivacità. Gli voglio fare dei pois. Dei pois prendo la parte contraria di un bel pennellone, così facciamo prima. La intingiamo nel giallo perché l'azzurro col giallo mi piace tantissimo. Vedete la parte contraria del pennello, la intingiamo, la scarichiamo un po' e cominciamo a fare i nostri pois. Così, a casaccio. Velocizziamo. Sul cuore, se lo volete, questo centrino, questo strofinaccio, questo. Lo potete mettere magari anche su un sacchetto da bambino per portare all'asilo. Potete sul cuore potete scrivere il nome della bimba a cui va, perché questa è una vacchetta, perciò se invece volete farlo a un maschietto, prendete il torello. Ecco. Adesso cominciamo a fare i contorni. Anzi, per prima cosa voglio dare un po' di luce al fiocco con il bianco. Cominciamo adesso, abbiamo fatto, finito, dobbiamo contorniare, definire
Nero, mettiamoci un po' d'acqua perché allora per contorniare il disegno metteteci il nero, deve essere piuttosto fluido, molto fluido, questo già è ancora troppo denso perché sennò non scivola bene il pennellino. Ok? Adesso poi ve lo mostro un attimo, lo sto finendo ad impastare. Vedete com'è fluido? Anche troppo denso questo. Ce ne mettiamo ancora un altro po' di acqua. Se no il tratto è troppo marcato. Ok, cominciamo. Cominciamo dalla parte alta. Le orecchie. Questo allora dovrebbe essere uno 00, non si nota più, si è scolorito. No, questo è uno 0, questo voglio accertarmi che sia proprio quello più sottile. Sì, è quello più sottile. Tolgo un po' di inciampi, che se no non riesco a muovermi in modo adeguato. Ecco, non deve essere un contorno come dico io, ma una definizione. Non dovete fare proprio tutto il contorno dovete soltanto metterlo in evidenza. Le macchie è importante che le definiate bene, il contorno del viso. Proviamo sto celeste. Cornette. Ancora troppo denso sto nero. Poi devo andare a vedere un tipo di pennello che hanno le estetiste, che sono quei pennelli che sono molto lunghi, trattengono il colore e che ci fanno i disegni sulle unghie. Devo andare a vedere senza meno di trovarlo, perché hanno dei tratti molto molto netti. Ecco, in questo modo rifinite il disegno, è importante, eh? Se non vi piace il nero potete metterci un altro colore, cioè lo potete rifinire con la tinta, con una aragosta più forte, ma bisogna poi avere tanti tanti colori. O il blu, il marrone, molti lo fanno col marrone, ma a me col marrone non piace. Proprio perché non mi piace il marrone come colore, di base proprio. L'occhio. Rifinite bene, ecco. E rimettiamoci l'azzurro.
più piccolo abbiamo fatto, allora noi lo correggiamo. Tutto con i pennelli si può modificare. Le ciglia. Contorno della bocca. Le narici. Bocca. Il cuore. Importante le macchie. Vedete già come sta prendendo forma? Pieghe. Ecco, adesso facciamo in mezzo all'iride il nero. E poi quando asciuga ci facciamo il bianco. Nel frattempo che asciuga, io voglio mostrarvi come fare con lo stencil. Sopra ci facciamo un bel sole.
Così giriamo semplicemente. Magari lo sporchiamo un po' con dell'arancio. Poi ci facciamo tutte rondinelle che volano. Adesso vi voglio mostrare come fare con lo stencil questi grappoli di ciliegie, questi, però adesso non so. Se riuscite a vederlo, perché questo già la pupazza è enorme. Speriamo di sì. Non lo so. Adesso lo avvicino di più, po il più possibile al disegno per farvi vedere. Questo è lo stesso grappolo di ciliegie che ho fatto sul vaso, ok? Vediamo, prende, si vede? Dov'è? Qua. Qui. Non so se si vede. Lo devo alzare di più, forse. Mettiamo una mano. Dovrebbe vedersi qui. Sposto. Ecco, per fare una sorta di cornicetta. Gli facciamo questo grappolo di ciliegie sia a destra che a sinistra. Adesso vi faccio vedere la parte destra. Ok, prima andiamo con il verde. Il verde qua dobbiamo cambiare, dobbiamo prendere un altro colore. Adesso qui c'ho un bel verde brillante, vado con questo. Ecco, vedete? Fermo la mascherina con le dita e riempio senza esagerare con il colore, perché poi dopo dobbiamo passarci sopra di nuovo perciò non serve esagerare, scaricatelo sempre il colore sempre sulla nostra pezzetta. Ho preso un verde smeraldo perché così si nota il distacco con il verde marcio che ho fatto di base. E ci coloriamo con il verde e le foglie, il ramo. Stando attenti, adesso prendiamo un pennellino più piccolo. A non andare sul rosso delle ciliegie, capite? Ecco. Spero che si veda. E come ripeto, non è che qui abbiamo col video, non è che abbiamo tanto spazio. È un telefonino, non è una telecamera. Adesso se qualcuno me la vuole regalare in famiglia, io l'accetto. Una bella telecamera. Ok, la parte verde l'ho già fatta. Vedete? Spero che si veda. Adesso farò le ciliegie. Il rosso, eccolo qui.
Allora. Ciliegia rossa. Quest'altra che sta accavallata. State attenti a non sbafacchiare troppo. Vi risparmiate così il disegno. Togliete la mascherina, guardate, adesso mi accerto che si veda. Ma aspettate che la posiziono meglio. Adesso sì, ok, avete visto? Adesso noi andiamo a definirla con i pennelli e a creare queste sfumature. Allora, dato che c'ho il pennello sporco di rosso, noi andiamo a definirla meglio. A togliere le imperfezioni e le sbaffature dello stencil, cioè non dello stencil, le nostre. Dobbiamo essere molto molto accorte, ma è difficile. Allora ci mettiamo un po' di nero per scurire i bordi. Troppo poco, non l'ho preso. Ok, scarichiamolo un po'. Questo è il brutto di dover miscelare ogni volta i colori. Se uno aveva già il bordeaux, non si prepara tutta la serie di colori. Ecco qui dove è accavallata, intorno intorno, ok? Qua nella parte alta. Adesso con un altro pennello lo sfumiamo. Un po' di luce. E con il pennello 00, dato che l'abbiamo pronto, andiamo a fare un po' di definizione. C'ho l'acqua tutta nera, non mi posso alzare a cambiarla, che se no perdiamo troppo tempo. Ho impapalato il coso, ma poi dopo gli faremo un fiore, qualcosa.
Purtroppo si sta scomodi. Questi sono soggetti molto grandi. Ho bisogno di più spazio per poter manovrare meglio tutta la situazione. Allora, prendiamo il pennello del verde. Ci mettiamo un po' di giallo, anzi no, al centro facciamo questo col nero, creiamo un po' il distacco, così, così. Le punte no, mai. Le ho sempre più chiare. Centro della foglia. Adesso cominciamo un po' a dargli un po' di pastosità a queste foglie perché sono troppo piatte, perciò ci mettiamo. Un po' di giallo. Già si è asciugato sta tinta di brutto. Sulle punte. Di bianco, poi al centro. Sporchiamo di giallo per creare questa sorta di sfumatura. Idem, lo facciamo di qua. Punti sono sempre più chiari. Il centro è scuro, centro della foglia. Mettiamo bene qui, che è troppo frastagliata. Il ramo
lo facciamo con il marrone. Chiudiamolo. Rafforziamo il bianco come se fosse un po' di accartocciamento della foglia, vedete? Ok, andiamo di qua. Sempre una righetta di bianco sullo scuro, dopo l'ombra c'è sempre la luce, perciò la luce va sempre fatta. Tocchiamo. Poi con il nostro nero, col pennellino 00, definiamo e abbiamo fatto. Facciamo la ramificazione della foglia. I colori si asciugano in un modo spaventoso. Io poi ho l'aria qui. Se non l'accendo, poi muoio di caldo. Muoio. Perciò bisogna fare una scelta.
Vedete come viene carino? Allora, qui cercate quando fate questi, fate con lo stesso colore, create per riaggiustare la chiazza. Fate una sfumatura di verde e sopra ci mettete un po' di erbetta e via discorrendo, capite? Non ci sono problemi. Lo stencil lo girate dalla parte opposta, così, e andate a fare il disegno pure su quest'altro lato, in questa maniera, capite? Così, per avere diciamo, la parte opposta viene bilanciata con l'altro disegno. Adesso voglio farvi vedere come fare delle semplici erbette, perché sono importantissime, che danno il senso della profondità. Perciò un po' di giallo e un po' di verde. Facciamo l'erba. Prendiamo il pennellino sottile, mischiamo un po' di giallo e un po' di verde. Ecco, vedete? Ci ripassate un po' col giallo per creare un po' di movimento. Nel frattempo che si asciuga un po'. Ah, lo voglio fare pure di qua. Qua ce lo faccio in bianco. Intorno alla chiazza che ho fatto. Così, vedete?